prima cosa che faremo è andare ad aggiungere un dispositivo di cattura video. La stessa cosa equivale per Streamlabs, quindi le operazioni che andrò a fare, gli step di questo video tutorial, sono praticamente identici. Andiamo in basso su fonti, aggiungiamo un dispositivo di cattura video. A me piace catalogare tutto, come sempre, ormai mi seguite da un po', alcuni di voi, quindi sapete che mi piace mettere una tra parentesi quadre una lettera che identifica quello che sto andando a inserire. Eccomi qua, selezioniamo un dispositivo di interesse, nel mio caso è SparkoCam Virtual Webcam, perché sto usando una Canon M50, quindi che è una mirrorless. Metto il link in descrizione se siete interessati. Non è personalmente il mio consiglio principale da usare per live streaming, ma la trovo una eccellente camera per video in generale, quindi video e fotografia. Andiamo su risoluzione, quindi personalizzato, risoluzione, e io voglio mettere il massimo che ho disponibile su questa webcam e per live streaming, che è 1080p. Se la vostra webcam fa solo a 720p, ovviamente la risoluzione massima sarà 1280x720. Clicchiamo su ok. Mi raccomando, non modificate le proporzioni di questa inquadratura, quindi deve essere sempre in 16 noni, perché tutti i file immagini che vi ho messo sotto sono proporzionati a un 16 noni, quindi nel momento in cui cambiate le proporzioni potreste avere dei malfunzionamenti, diciamo, questo filtro, ma l'ho capito adesso man mano. Clicchiamo col destro su webcam e aggiungiamo un filtro, appunto filtri degli effetti, clicchiamo più e aggiungiamo una maschera miscela immagine, questo è il nome del filtro che ci interessa. Vi ingrandisco un pochino questa mascherina, ma mi piace dire mascherina. Quello che faremo è aggiungere una delle immagini che vi ho dato in descrizione, oppure se ne avete di vostri, l'avete creata magari con Photoshop, Photopea, GIMP, qualsiasi cosa, potete usare anche le vostre. Quindi l'importante è che ci sia dello spazio trasparente nell'immagine, quindi un'immagine PNG o anche GIF, ma meglio PNG, un'immagine trasparente con una parte coperta da un colore, nel mio caso le ho fatte tutte verdi. La parte del colore verrà visualizzata e la parte trasparente verrà tagliata dall'inquadratura. Quindi vi faccio vedere, così è chiaro. Sfoglia, aggiungiamo un cerchio, che è il mio esempio principale, primario. Ok, open. Tutto il gioco e la magia sta qua, in tipo. Apriamo questo menu a tendina e scegliamo maschera alfa, canale alfa. Bellissimo, come vedete abbiamo una webcam rotonda che è ovviamente una di quelle che preferisco, perché salva un sacco di spazio. Chiudi, e la nostra immagine adesso è un cerchio, la nostra webcam è un'inquadratura a forma di tutto. Quindi quello che vogliamo fare è ridimensionarla. Adesso possiamo ovviamente ridimensionarla a seconda delle nostre esigenze. Possiamo con shift cambiargli le proporzioni, come sempre, come potete vedere, però ve lo sconsiglio perché ovviamente risulterete un po' strani, e possiamo metterla dove ci pare. Adesso vi voglio far vedere una schermata sotto dinamica. Per fare ciò inserirò un video, quindi inserirò una fonte multimediale, chiamerò video anche qua, video esempio, ok, sfoglia. Vado a prendere un trailer che ho fatto di uno dei miei format che portiamo il mercoledì su Twitch. Abbasso l'audio per non coprire la mia voce. E, importantissimo, qua in basso, su video esempio, dobbiamo spostarlo sotto la webcam in modo che rimane in background. E voilà! Eccoci qua. Ovviamente vedrete più webcam perché ci sono sotto io. Potete prendere la webcam e spostarla dove vi pare e piace. Nel momento in cui siete soddisfatti, vi consiglio di andare qua in basso e cliccare sul lucchetto, in modo tale che se voi volete spostare per esempio il vostro video sotto, ma per sbaglio avete selezionato la webcam, non potrete mai spostare la webcam. Come potete vedere, vedete che io se vado, anche se riclicco qua e voglio spostare la mia webcam, non ce la faccio perché è lucchettata qua, è bloccata. Il video ad esempio ovviamente è finito adesso. Quindi mi ringrandisco, ovviamente anche le dimensioni rimane proporzionata alle sue dimensioni che gli avete dato. Chiudiamo il video così, che dite?
Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre, un bel likeozzo è sempre d'aiuto, supporta il canale, mi aiutate anche a apparire di più su YouTube, quindi supporta il mio canale, ma supporta anche voi come streamer e creatore di contenuti live, in quanto posso portarvi più consigli e suggerimenti, così faccio io la parte di ricerca e di spiegazione, voi dovete semplicemente andare in live e intrattenere il vostro pubblico. Come sempre, spaccate di brutto, ci vediamo su Twitch. Alla grande.